sapere l'M com'è? Franklin fa autogol. Franklin sa la tabellina del 2 e sa allacciarsi le scarpe. Gli piace giocare con i suoi amici e ridere quando a loro succede qualcosa di divertente. Ma un giorno succede qualcosa di buffo proprio a lui. Tira, Franklin! Fermalo! Sono qui, Moffetta! Sì, bisogna usare la testa, orso. Vai così! Su, forza! Dobbiamo fare un gol! Dai, coniglio! Fermalo, Moffetta! Passa la palla, coniglio! Passa a me, sono libero! Così si fa, bella parata! Sì, tuffo stupendo! Nessuno riuscirà a farmi gol oggi, ve lo assicuro! Sta attento, Franklin! Occhio, volpe! Questa sia la tua porta. Cosa? Ma come? Eh? Comunque è stato un bel gol, Franklin. Hai tirato una vera bomba. Peccato solamente che tu abbia sbagliato la porta. È proprio un bel disegno, Franklin. Grazie. Guardate, siamo io e Franklin mentre giochiamo. Caspita, veramente molto bello. Proprio un bel disegno, orso. Ehi, Franklin, ti hai immortalato appena qualche secondo prima che ingranassi la retromarcia. Oh sì, giusto, coniglio, è stato troppo divertente. Ah, tutti giostri. Forza, sbrigatevi, ragazzi. Prima finiamo di mangiare, prima possiamo giocare a calcio. Già. Io ho finito. Sì, anch'io. Vado a prendere il pallone. Io invece vado a prendere la bussola. La bussola? Ma di cosa stai parlando? Così Franklin non sbaglierà più la direzione del suo tiro. La bussola, questo è divertente. Ti arrendi? No, e tu? Mai e poi mai. Fai molta attenzione. Ta-da! Se ho 12 mele rosse e ne regalo 5 agli amici, quante me ne rimangono alla fine? Ne rimangono 7. Ehi, Franklin, perché non fai anche tu i compiti? Così magari più tardi possiamo vederci e fare qualche tiro. Credo che mi dedicherò ai compiti tra un po'. Oh, scusa se te l'ho chiesto. Che cosa c'è? Ti sei alzato dal lettino con la luna storta? Davvero simpatico, orso. Lo so, o forse ti si è rovesciato il guscio stamattina. Adesso basta, mi hai stancato. Vuoi smetterla una buona volta? Oh, che permaloso, stavo solo scherzando. Thank you.
c'è? Ehi, ciao, Franklin. Ciao. Che dici, ti andrebbe di fare un giro in bicicletta? No, grazie. Allora, chi lo sa, forse hai voglia di andare al negozio a comprare delle caramelle. No, non ho voglia neanche di questo. E senti, che ne diresti di una bella nuotata nel fiume? No. Oh, lo so, sei arrabbiato perché ti ho preso in giro. Noi due dovremmo essere amici del cuore, Orso. E lo siamo, infatti. I veri amici non si prendono mai in giro. Scusa, Franklin, ma non ho saputo trattenermi. Era solo una battuta. Sarà, ma io non ci trovo niente di divertente. Ancora! Scusa tanto, Franklin, ma vedi, stavo ripensando alla tua espressione quando hai fatto autogol. Avresti dovuto vederti. Stavo scherzando, Franklin! Prendi in giro qualcun altro, chiaro? E dai, Franklin, guarda, non rido più, visto? È troppo tardi ormai. E siccome in quella posizione non vedevo da che parte stavo andando, ho fatto gol nella nostra porta. Oh, tesoro, a me non sembra poi così terribile. È terribile come, mamma? E dopo tutti mi hanno preso in giro, compreso Orso. Starà a sentire. Anche a me è capitata una cosa imbarazzante quando avevo più o meno la tua età. Sul serio? Oh, bene. Adesso voglio saperla anch'io. Quel giorno ero davanti a tutta la mia classe e stavo provando un duetto per il saggio di primavera. Stella, stella, che lassù un diamante sembri tu. Brilla, brilla in mezzo al blu. Nei miei sogni fai cu... Scusate. Talpa rideva talmente di gusto che è caduto dalla sedia. E ti assicuro che per la vergogna mi sarei rintanato nel guscio per l'eternità. Oh, certamente, posso immaginarlo. E poi, cosa hai fatto per rimediare? Beh, dopo un lungo momento di grande imbarazzo, mi sono messo a ridere insieme a tutti i miei compagni di classe. Beh, non potevo che prenderla sul ridere. È stato molto divertente. A proposito di cose buffe, non avete idea di cosa mi sia successo questa mattina? Dai, raccontaci. Ero in drogheria a fare la spesa come al solito e... mi sono accorta che le arance erano in offerta. Oh! 12 per 1,99. Un ottimo prezzo, davvero. Arance, arance! Oh, che disastro! Comunque, a me è servito. Avevo dimenticato di segnare le arance sulla lista della spesa. La signora Topo Muschiato è stata gentile. Mi ha aiutato a raccoglierle prima che le calpestassero. Pensa a quanto succo d'arancia ne sarebbe uscito. Ah, papà! Vedi, Franklin, le situazioni imbarazzanti capitano a tutti, persino agli adulti. E molte volte sono talmente divertenti che è impossibile non ridere. Effettivamente devo essere stato piuttosto ridicolo quando ho fatto autogol. Soprattutto quando correvo col guscio rivoltato. Forse per questo Orso rideva. Certamente non intendeva urtare la tua sensibilità. Credo che sia meglio che vada subito da lui e che mi scusi per essermi arrabbiato così. Ho un'idea migliore, perché non li inviti qui da noi? Per cena. D'accordo. Volevo dirti che mi spiace molto di aver reagito così male. Non ha importanza. Piuttosto scusami se ti ho offeso. Credimi, non l'ho fatto apposta. Sì, lo so. Comunque è stata una bella scena. Già, troppo divertente. Piatto di hot dog in arrivo. Coraggio, Orso, andiamo a mangiare. Hot dog! Sono i miei preferiti. Servitevi pure. Sto morendo di fame. Buoni. Non vedo l'ora.
scuoterlo. Si rifiuta di uscire. Ops. Ops, si è spaccato tutto. Volete un po' di senape? Ha 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 ha